Si tratta di 6 filobus van haul da 18 metri che possono trasportare fino a 134 passeggeri. I filobus TUA sono veicoli elettrici dotati di tecnologia EMC per la ricarica delle batterie durante la guida mediante il collegamento alla linea aerea. Sono dei mezzi veramente innovativi, molto confortevoli, soprattutto riducono notevolmente la velocità di transito. Da Montesilvano alla stazione ferroviaria sono calcolati circa 25 minuti, poi la seconda tratta dalla stazione ferroviaria al tribunale dovrebbe essere una percorrenza ulteriormente ridotta. Altre caratteristiche: il sistema di monitoraggio per conoscere in tempo reale l'operatività del filobus, la videosorveglianza grazie a telecamere installate a bordo, avanguardia tecnologica anche per il conducente che potrà disporre di una cabina riservata e protetta, di un computer di bordo, di una rete telematica capace di assicurare un'interazione continua con la centrale operativa della TUA. Ma questa storia comincia, lo ricordiamo, ben 25 anni fa. Quando nasce la strada Parco grazie a Carlo Pace e a Nino Sospiri, all'altezza di via Cavour Carlo Pace fece fare uno striscione e su quello striscione c'era scritto "Aspettando il filobus". Abbiamo aspettato 25 anni e finalmente i filobus sono arrivati. L'entrata in esercizio dei nuovi mezzi permetterà un abbattimento dei costi di manutenzione, vantaggi di natura ambientale, la possibilità di utilizzare una infrastruttura dedicata, decongestionando così altri percorsi su strade ad elevato traffico. L'obiettivo finale, la cosa più importante, è cercare di spostare circa 450.000 km dagli attuali mezzi verso questi nuovi mezzi elettrici. Sullo sfondo restano ancora una sentenza attesa al TAR per il 14 ottobre sul passaggio dei filobus sulla strada Parco e proteste sempre dalle parti della strada Parco. Con grande rispetto aspettiamo questa data, noi del resto non potevamo che non preparare tutta quanta definire la cantieristica, i mezzi, insomma è un progetto avviato da tanti anni. E l'idea di una città metropolitana davvero moderna. C'è quella moda di iniziare sempre le barzellette, no? C'era un cittadino inglese, uno tedesco e uno italiano. Allora mettiamo che sono un cittadino tedesco e un inglese. Prendo un volo a Ryanair, arrivo all'aeroporto di Pescara. Io credo che quando questo cittadino arriva a Pescara dice oh, bello il mare, bello tutto, però sono arrivato in una città moderna ed europea.